andando in direzione Chieti, in Abruzzo, per andare fondamentalmente da Primark, ovvero al centro commerciale Megalò, dove c'è Primark, perché è quello che ci sta più vicino. Prima andavamo ai Gigli di Firenze perché non sapevamo che c'era questo, o forse non c'era ancora, non lo so. Comunque stiamo andando, ci abbiamo anche nonnina. Ormai tu sei nonnina, eh? Sì, sono. Poi ci abbiamo papino, mammina. C'è anche stamattina, si fa sentire parecchio. E... però avevo detto il nome, quindi lo bipperò. Porca puttana. Che scema. Vabbè, non perché non vi voglio dire il nome, ma insomma, un po' di suspense. Volevo fare. Che metti pure. Cioè qualcosa è sfocato sulla bocca, tu metti qualche emoji, qualcosa, se ti sei legge le taglio il pezzo, taglio il pezzo. E niente, quindi stiamo andando a fare shopping molto molto felicemente. Guardate la neve sulle montagne. Si vede? Ciao Cristian, tu sei il terzo indiano. Siamo da Old Wild West. Ciao cara. Ciao. Ma mangiamo. Dopo a casa ovviamente non vi preoccupate che vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Qui marito ha fatto un sacco di acquisti. Spese. Oggi... anch'io, però lui è strano. Dopo che fai? Un video a parte? Un video all? No, ce lo attacco, tanto qui ci sarà 3 secondi di video. Sì, perfetto. Attacchiamo il video all. Sì, ma non è un problema, non ci si capisce niente. Buongiorno mondo, benvenuti in questo nuovo video mega haul di Primark, Shein, ma in realtà c'è anche altro, quindi diciamo che le due macro categorie sono Primark e Shein, ma abbiamo tanto altro, sto ciuffo, ok. Allora, partiamo da... siamo stati da Megalò, ve l'ho detto probabilmente 2 secondi prima. Allora, partiamo da questa gonna che ho preso da H&M. Ho cercato di prendere cose che un domani, finita sta cosa, la gravidanza, insomma, posso rimettermi. Quindi questa gonna, la stavo tenendo io, è dritta. Dritta, semplice, nera. L'ho pensata tipo con le canottierine da mettere così, ovviamente aderente, quindi si vedrà tutto, però essendo comunque dritta potrò metterla anche successivamente secondo me. Ed è una L. Ho preso una L perché adesso sinceramente non mi va che mi stringa nulla, semmai un domani la stringerò, oppure essendo comunque veramente super elastica non credo che mi darà fastidio, anche se sta un po' più morbida. 19,99, 20 euro. Poi sono stata da Terranova, c'era la promozione. Ovviamente vi faccio vedere tutto indossato, starete vedendo le clip nel mentre. Terranova, c'era la promozione che se prendevate 2 di questi vestiti, ok, perché un vestito costava 15,99, se ne prendevate 2, 19,99, quindi 20 euro. Io ho preso questo qua, che è un verde, sono lunghi a costine, quindi anche questi... Ovviamente non sono prima man, però il secondo è questo che sto indossando. Come vedete la pancia c'entra e un domani posso rimetterli tranquillamente. Ho preso questo colore qua, che è un salvia chiaro, e questo che non so definire molto, ma mi piace un sacco. Cioè, secondo me mi sta molto bene. Comunque, lo starete vedendo meglio. Ho preso questi 2 vestiti. Vado veloce perché ci sono tante cose. Poi, c'ho sempre fiatone. Oddio. Allora, mi serviva una borsa mare, perché la mia, non so se ve l'ho detto, che si è completamente sfasciata. E ho trovato dal negozio Scarpe Scarpe
la sezione camomilla, esattamente la borsa che cercavo e che avevo visto online e mi piaceva un sacco. E niente, l'ho presa, è molto grande, cioè veramente grande, della camomilla, appunto pagata €22,99. E ero lì, che fai? C'è il borsellino uguale, non lo prendi? Cioè, a €10,99, quindi ho preso l'accoppiata beauty e borsa da mare. Ditemi se non è bellissima, cioè io adoro. Poi mi sa che possiamo passare a Primark. Allora, da Primark ho preso un sacco di roba. Perché sto così? Perché sto più comoda. Se mi metto giù, sto troppo infossata, mi dà un po' fastidio, però così ancora. Ho preso sia delle cose per me che delle cose per il bimbo. Allora, vi mostro innanzitutto le cose per me. Ho preso questa canottierina, semplicissima. Ho preso una S perché sopra comunque sono uguali a prima e queste qua sono abbastanza elastiche, quindi ok, magari il seno non è uguale a prima, però va bene la S. 6 euro, di questo color sabbia, bellissima. E questa l'ho pensata appunto con la gonna, quella lì. In realtà tutte le magliettine che io già ho fatte così, che comunque portavo anche l'anno scorso d'estate, secondo me con quel tipo di gonna stanno perfettamente, del resto ho preso quella gonna apposta. Quindi questa. Poi ho preso un pigiama che però ho già aperto e ucciso perché volevo provarmelo ieri. Ragazze, ho preso una L, è gigante ma non tira minimamente, non c'ho il prezzo però da dirvi. Non tira minimamente, io lo volevo che mi stesse qua senza tirarmi sulla pancia, quindi ho preso una L, un domani semmai me lo faccio stringere da mamma se proprio non è cosa, però comunque non è costato tantissimo alla fine e va bene così. C'ha anche appunto la... ah no, c'è il prezzo raga, aspettate, c'è il prezzo, $19 c'è scritto. Forse stava su quel cartellino davanti. Vabbè, è fatto così, davanti è fatto a bottoni normali. Me l'ho provato e quindi... comunque lo starete vedendo indossato. È comodissimo, cioè... adoro. C'era anche beige, mi sono pentita di non averlo preso. Perché specialmente di notte non sopporto niente che mi tira. Niente! Poi, invece, ho trovato questo vestitino. Lungo, anche questo sempre a costine, tanto ormai le cose a costine sono la salvezza. Questo ha la manichetta, pagato 10 euro tondi, sì. Ho preso l'XS, perché dice preso l'XS? Perché ragazze, era gigante, cioè erano enormi. Poi a me non mi piace se qui mi fa, vedete questo come va giù dritto, se qua mi tira dritto così non mi piace. Quindi ho preferito prendere un XS e difatti l'ho già provato, va benissimo. Se avessi preso la S probabilmente forse pure, però considerando che un domani me lo vorrei rimettere, ho preso l'XS. Poi se non mi arriva fino alla fine dell'estate perché diventerò enorme, pazienza. Allora, poi ho preso un cappello. Ma vi faccio vedere, pagato 6 euro. Aspettate, porca miseria, ecco qua, con le conchigliette. L'ho preso per il mare, l'ho preso per il mare perché, ma vi spiego, perché quest'anno deduco che non riuscirò a stare sul lettino, assolutamente, perché anche qua fuori mi dà un po' fastidio, ma ho una sedia e io sul lettino c'avevo il parasole. Ho una sedia che è perfetta, però ovviamente non ha il parasole, mi sono munita di un cappello. Poi, sempre per me, ho preso una borraccia, la cercavo da tempo, 3 euro comunque, e l'avevo presa su Amazon pagandola tantissimo, ma c'aveva il becco in gomma, l'ho rimandata indietro, odio le cose in gomma, e questo è in plastica, è da mezzo litro mi sa, no, 700 ml, l'ho presa così, c'erano anche altri colori, comunque mi serviva una borraccia da portarmi dietro. Poi, sempre per me, ho preso questo cappellino,
Non è niente di speciale, l'ho preso per andare magari qualche volta a passeggio oppure quando sto qua e faccio il giardino, eccetera. Mi sono resa conto che non avevo più mezzo cappellino e quindi, ok? Poi, adoro le ciabatte di Primark. Guardate queste come sono carine, sono bellissime. Ho preso il 39, pagate, c'è il prezzo, 9 euro. Cioè, raga, 9 euro, vi fa una stagione, a me sinceramente me ne fa anche due a volte, e sono carine, ve le cambiate, queste le volute color cuoio, molto semplici, molto comode tra l'altro. Non so più dove appoggiare la roba, si vede? E sempre sulla stessa scia, e sempre 9 euro mi sa, boh, non c'è scritto, no, queste 12, ho preso queste. Di jeans fatte così con la fibbietta, troppo carine. Così con la fibbietta c'erano anche cuoio e queste qua mi sa che c'erano tipo 1000 colori. Comunque, ecco qua. Mi sa che per me da Primark ho terminato. Rimangono solo le cose per il bimbo. Allora, non ho preso chissà che, ho preso un po' di cose che mi piacevano. Questi bavaglini carini. Praticamente sono 5 bavaglini pagati 4 euro, questo con leoncino, e poi sono semplici, a me piacciono le cose semplici, celeste, giallo, beigiolino e questo colore che è uno dei miei colori preferiti, tipo verde salvia chiaro. Quindi questi bavaglini qua. Poi ho preso dei semplicissimi, ma proprio semplicissimi body, aspettate che mi avvicino, questi così con le manichette corte, body bianchi semplici, perché voglio poterli mettere appunto magari a lavare senza troppi problemi. E ho preso sia quelli, ce la posso fare, c'era una differenza adesso, non so quale, o forse no, poi ho cambiato perché ho cambiato 150 volte, forse sono identici. No, infatti, è qua su la differenza. Questi sono i newborn, quindi proprio appena nasce, ok? Da 3 kg e 4 a... in poi, quindi spero di poterli rimettere. E questi sono 0,1, quindi 4 kg e mezzo all'incirca. Vedremo, io li ho presi, non costavano tanto, non so come sarà la faccenda, quindi. Ok, poi, questa è un po' grandina, però era troppo carina. 9-12 mesi, guardate con Winnie Pooh, troppo troppo bella. Cioè, veramente, tipo giacchina. Per coprire, eccetera. Io l'ho presa, tanto poi comunque crescendo. Poi ho preso i calzini e ho preso quelli, ne ho presi due, che sono uguali, appunto sempre newborn, quindi appena nato, e questi qua 0-6 mesi. E ho preso queste colorazioni, tanto sono uguali, queste colorazioni neutre. A me piacciono le cose neutre, penso che l'avrete capito. Aspettate un attimo che faccio un po' di posto, raga, perché qua non c'entro più. Allora, ok, da Primark abbiamo terminato, poi sempre per lui. In realtà la sacchetta qua è Upim e non le ho comprate da Upim, ma da Baby Kids, mi pare. Blue Kids, che Baby Kids? Blue Kids, c'è scritto da qualche parte. Blue Kids, eccolo qua, e che però sta dentro l'Upim, quindi non so dirvi, vabbè. Due bodini carini, uno è a righe, uno è così, davanti c'è un procione in questo caso. Poi altri due bodini con gli orsetti e dietro è a righe, sono due a righe, marrone e c'è la pastifera bianco. Questi qua entrambi li ho pagati 10,99, non costa tantissimo. Questi li ho presi 1-3 mesi, un po' più grandi, perché non lo so, raga, mi ha detto che è grande, io ho paura che non entrano. Poi ho preso questa, è troppo carina, 13,99 euro. Guardate che carina con gli orsetti, bella. E dato che c'ero, stavano in pandani, i bavaglini della stessa tipologia, li ho presi 7,99. Sono un disastro, lo so, però quando vedo queste robe poi
Mi emoziono. Allora, Shein, andiamo avanti, veloce perché non finisco più. Shein, le cose sempre per lui. Allora, questo è un set in realtà. Ho preso solo due cose, però questo è un set da tre tutine, quelle con i bottoncini così, fino al piede, no? Fatta così. Questa a righe, così, marrone e bianca. Questa tutta marrone. Avrete capito che amo questi colori. Io non sono la tipica mamma che vestirà suo figlio di azzurro, non mi fa impazzire quel colore. E questa con i biscotti, ditemi se non è bellissima, con i cookies, bellissima. E poi, in realtà questo l'ho preso più per sfizio, poi non so se riuscirò mai a metterglielo, però era troppo carino. Vabbè, c'è il bodino così, tipo camicia, con tanto di jeans. Questo è il dietro. No, questo è il davanti. Jeans così, cioè tipo pantaloncino con le taschine dietro. E poi ha il suo fiocchetto che va davanti e addirittura ha le bretelline. Quindi andrebbe così. E le bretelle, ragazzi. Cioè, se lo trovo vi metto una foto, è troppo carino. Ok, madonna che faticata. Ho finito Shein per il bimbo, Shein per me. Questo che è un vestitino, questo era nella sezione Premaman però, quindi c'ha un po' più spazio qua davanti e proprio perché era nella sezione Premaman ho preso una S, perché sono più larghi apposta, quindi in teoria dovresti prendere la tua taglia e già loro ci considerano la misura in più, effettivamente è così. E ok, anche la parte del seno è abbastanza larga, fatto così tutto increspato di lato proprio perché per abbracciare meglio il tutto, carino questo. Poi uguale praticamente, però nero, molto simile nero, l'ho preso nero perché mi serviva proprio un vestito basico nero d'estate, spesso indosso quasi così. Poi ho preso questa maglia enorme, gigante, oversize, bellissima, questa pure una S, sì, tra l'altro è oversize, quindi è una S, molto carina, questa proprio per stare a casa comoda, senza problemi, oppure per uscire e andare a fare la spesa con un leggings e via. Sempre nel reparto Premaman, sempre taglia S, ho preso questo che è un duo, maglia, semplice, dritta, così, e pantalone di una comodità, che ve lo dico a fare. Vedete, il pantalone ha questa faccenda qua, proprio per poterlo poi allargare un domani. E fatti così, semplici, veramente belli, ma su donano tantissimo. Ultimo pezzo, ho voluto provare a prendere un paio di shorts, sempre nella sezione Premaman, e questo però ho preso una M perché avevo paura che non mi entrassero, mi stanno, non mi staranno fino alla fine, ho questo presentimento, però intanto per un, diciamo, mezza estate dovrei farcela. Vabbè, non costavano tanto, sono shorts neri, ho voluto fare questa prova e basta, li ho presi. Cari ragazze, cari ragazzi, abbiamo finito, abbiamo terminato. Io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere che cosa ne pensate di quello che ho comprato. Per adesso credo che non comprerò altro per il bimbo, perché comunque non voglio comprare troppe cose, ho preso giusto quelle cosettine che mi piacevano. Poi ovviamente se troverò qualcos'altro proprio mi deve colpire, perché poi tra i regali e tutto non ha senso comprare di più. E basta, quindi nulla, vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video.